In che cosa consiste la mostra? È la prima volta che la Galleria Elettra esce dal chiuso della Casa degli Artisti e arriva a Fossombrone con una proposta culturale molto interessante, e cioè una collettiva d'arte contemporanea dove 26 artisti marchigiani e umbri, 5 forse impronesi, racconteranno la loro visione della velocità. È un omaggio al Giro d'Italia, alla velocità, alla bicicletta, collegata anche con la mostra omaggio a Anselmo Bucci, cronista del Giro d'Italia, che si è inaugurata pochi giorni fa. Ricordiamo anche le date? Inaugurazione 7 maggio, chiusura 29 maggio. Sarà una mostra itinerante che percorrerà poi e verrà proposta alle città, agli altri paesi dell'entroterra. Una mostra importante che coincide con il passaggio del Giro d'Italia. Allora, abbiamo questa bellissima opportunità che il Giro d'Italia, che si terrà la tappa il 13 di maggio e sarà la tappa Terni-Fossombrone, e abbiamo, grazie alla sinergia e alla collaborazione con la Casa degli Artisti, che per noi è un grandissimo vanto avere un punto di riferimento per l'arte contemporanea, e quindi abbiamo chiesto di traslocare per un mese dalla bellissima location della Casa degli Artisti al corso di Fossombrone, in modo tale da creare una mostra contemporanea sul vento e sulla velocità, e che si terrà proprio in concomitanza con la tappa del Giro d'Italia. Chiaramente nel frattempo ci sono a Fossombrone anche altre attrattive culturali, perché abbiamo inaugurato sabato scorso anche la mostra di Anselmo Bucci come cronista del Giro d'Italia, che si era avuto nel 1939-1940. Quindi sono una grande opportunità per la città di Fossombrone, un grande palcoscenico. Io mi auguro che questo connubio che è nato con la Casa degli Artisti possa sempre più fortificarsi e dare lustro sia alla città di Fossombrone che a tutto l'entroterra.